Continuiamo con il terzo torio sul comando. Il comando è una classe che usa solo unità, cioè fucile con alta cadenza di fuoco e pochi danni, anche se in realtà il comando è una classe molto bilanciata, perché le sue armi non sono sproporzionate a nessuna caratteristica. Hanno un'ottima velocità di fuoco, ottimi danni e ottima precisione, ma allo stesso tempo nessuna delle sue armi eccelle in questa classe. Iniziamo a vedere gli effetti. Allora, questa classe ha, diciamo, come tutte le classi sulle proprie armi, i più danni. In questo caso di quello 6 al 50% in più. Poi meno il culo, quindi quando si chiama la visuale ci si sposta di meno. E poi al contrario del il supporto specializzato, un supporto specialista, invece di portare più munizioni, può portare lo stesso numero di munizioni, ma con i caricatori più larghi, cioè può inserire più troiettili dentro un caricatore contemporaneamente. Poi la ricarica più veloce sotto le armi. Questo vuol dire che lui non ha la ricarica più veloce solo sulle sue armi. Nel caso lui compra delle pistole di altre classi o altre armi secondarie, anche per quelle armi avrà la velocità di ricarica maggiore, sempre a seconda di livello. Bene, poi vediamo le particolarità della classe. Il comando è l'unica classe che può vedere i nemici occultati, che gli stalkers, da 16 metri. Questi metri dovrebbero aumentare con la classe. Poi un'altra caratteristica molto utile è che può vedere la vita dei nemici, quindi dei nemici più grandi, e può vedere se stanno morendo o quanto ci manca a morire. Quindi può valutare della situazione, se è il caso di continuare a sperare e finirlo o negreggiare, eccetera eccetera. Poi come il berserker ha un'estensione su The Dead Time, che abbiamo parlato nel secondo episodio. Andiamo, cominciamo a vedere il comando. Lo potete vedere ad esempio con quest'arma, che è la K47, arma standard di tutti i giochi. È un'arma che ha forte di culo, si mette soltanto a lunga distanza. Tutte le armi, che se non scende in più il suo culo, se ne va di meno. Anche se in caso di il comando, è una classe che non ha grandi danni con le sue armi, ma spara molti colpi per bilanciare, anche se rimane comunque una classe molto bilanciata. Vediamo le altre armi principali. Allora, questa è una delle armi principali, l'ultima arma che si compra in questa classe, che è lo Scar.
questo caso loro hanno usato il modello MK17. Oscar ha un'ottica, anche se non ci giova molto perché a lunga distanza il rinculo è talmente alto che non solo che il radar praticamente già ci si alta, si alza di quasi 45 gradi, 30 circa. Lo scar è un'arma che fa molti danni. L'unico modo per utilizzare lo scar con efficienza è utilizzarlo a tratti, mai fare raffiche continue, ma con le raffiche. Un'altra arma secondaria del comando molto buona è il bulbo. Ecco, come vedete, qua quando si appunta lo posso continuare a vedere. Il bullpup è un'arma molto buona perché spara molti colpi e nel caso del comando che è il navigatore maggiorato spara moltissimi colpi. Gli ci permette, contro una gran parte dei nemici, di avere un caricatore quasi sempre carico. Ed oltretutto, l'uscita di ricarica è molto bassa. Quindi è difficile che ci siano pause, come per esempio per il supporto specializzato, per il demolitore, che non c'è di molto tempo per ricaricare. Comando è una classe che può gestirsi da sola senza aver bisogno di altre classi, ma allo stesso tempo è una classe che non ha delle caratteristiche di rilevanza. Non è una classe che ha delle particolarità, però aiuta a bilanciare il gruppo alcune volte quando il gruppo è sbilanciato, grazie al comando che è una classe media, bilancia tutti i gruppi. Vediamo l'ultima arma, questa è un'arma aggiunta, la Fanny Fall, con l'ottica, è una versione differente dello Scandal, soltanto che dovrebbero darti teoricamente alzo di danni, e poi invece di, come lo fanno Scar, fare raffiche molto grandi, sparando un colpo non continua. Dovremmo inserirli noi. E questa è un'arma molto più precisa. Bene, anche per questa classe è tutto.